È finita tra i fischi e nell'indifferenza generale questo atteso Foggia-Palermo. È francamente difficile non condividere questi due modi di manifestare la delusione per una partita che ha detto pochissimo. Si sapeva che il Foggia non è in condizione, che i suoi giocatori sono nell'occhio del ciclone della contestazione, che Puricelli stesso ha vissuto una settimana difficile. Era prevista dunque una domenica delicata per il Foggia, che però ha superato il limite di ogni più pessimistica previsione. In 90 minuti ha mostrato, oltre a tanto nervosismo, anche una manovra asfittica, una pressoché totale mancanza di idee e di schemi. Palla lunga e pedalare, calcio d'altri tempi, insomma. Note negative anche sui singoli. Il libero De Giovanni, sostituito nella ripresa, si è messo in luce solo per il suo impaccio. Pozzato ha sbagliato passaggi in quantità. Frigerio, altro centrocampista, non si è inserito nel vivo del gioco. Le due punte, Bozzi e Paradiso, hanno fatto gli spettatori e Paradiso ancora meno. Un brutto Foggia, insomma. Tra tutti sono usciti dal grigiore Gustinetti e Rocca. Troppo poco. Il Palermo non ha pensato solo a difendersi. Nel primo tempo è venuto avanti, ma lo ha fatto con poca decisione. Nella ripresa, col vento a favore, non ha saputo approfittare di un avversario in barca. Un Palermo comunque ben disposto da Renna, massiccio in difesa, mobile a metà campo. Cronaca, la prima palla gol è del Foggia, Petruzzelli colpisce di testa, salva un difensore sulla linea. Si gioca prevalentemente a metà campo dove domina il Palermo ma in modo sterile. Il Foggia solo di rado riesce a liberarsi per il tiro, qui ci prova Rocca. Poi Bozzi, vedremo tra poco, non è tempista come dovrebbe e non gli riesce quindi la deviazione giusta. La punizione viene battuta dal centrocampista Rocca, uno dei migliori nella giornata. Il Palermo, che fa parecchio movimento a metà campo, prova da fuori area con De Stefanis, il suo fuciliere da lunga distanza. Oggi però le polveri evidentemente erano bagnate. Eccone un esempio. Ancora il Palermo in proiezione offensiva, facilitato a volte dalle papere dello stonato De Giovanni, rinvia la difesa su azione susseguente a questo calcio di punizione. Sono stati frequenti gli inserimenti in avanti dei centrocampisti del Palermo, che spesso hanno avuto la meglio sugli avversari foggiani. Il Palermo però è venuto meno in avanti, dove insieme a Montesano, sempre insidioso, ha operato Conte, risultato piuttosto evanescente. Ecco gli sviluppi del calcio di punizione, la respinta della barriera e poi un insidioso pallone arriva al centravanti Conte, la difesa allontana. Il primo tempo si chiude con un altro tiro di Rocca al lato. Sono queste le poche azioni che Foggia e Palermo nei primi 45 minuti sono riuscite a costruire, tiri per lo più da lunga distanza, complice anche il vento. Nella ripresa sembra che sia sceso in campo un Foggia un po' rinfrancato, ma è solo un'illusione. Eccone un esempio, il tiro di Pozzato termina al lato. Poco dopo mischia in area palermitana, la palla giusta capita a Bozzi, al quale non riesce la stoccata vincente. Il pallone viene lavorato da Gustinetti. A questo punto il Palermo tenta il tutto per tutto, la carta della vittoria, il centravanti Conte si improvvisa campione con questo bel numero. Sbaglia come sempre l'appoggio, la difesa del Foggia ed ecco lo stop di Conte, il tiro alto. Episodio contestato al 20° del secondo tempo. Si svolge dopo questa azione del Palermo, questo calcio di punizione. Il palermitano Lamia Caputo, da poco entrato in campo, tira con forza. Il pallone viene ribattuto con le mani in modo molto chiaro dal libero foggiano Conca. L'arbitro è a breve distanza, non concede il rigore, anzi ammonisce il palermitano Gasperini. Ecco l'ammonizione del numero 7 del Palermo, uno dei pochi ammoniti in una partita tutto sommato corretta. Nel finale un'altra occasione per il Foggia, con un tiro di Gustinetti terminato al lato, e poi questa azione del Palermo che fa
correre un brivido nella schiena dei tifosi foggiani. Ci sarà una traversa dopo questa azione assai lunga manovrata, il tiro di Gasperini, la deviazione di un difensore, la veneziana è battuto, ma il portiere sbatte contro il pallone, sbatte contro la traversa. E sul finire della gara finalmente si vede il centravanti Bozzi del Foggia che indovina l'unico numero della partita, la parata è del portiere Piagnerelli. Finisce così 0-0, una partita tutta da dimenticare. Il Foggia poteva anche perdere, gli ottimisti diranno che tutto sommato un punto fa sempre classifica, ma forse non basterà a salvare Puricelli. A fine partita circolava insistentemente la voce secondo cui a Foggia sarebbe in arrivo Ulivieri o chi per lui. Forse l'era del vecchio drago Ettore Puricelli si è conclusa in un caldo pomeriggio d'ottobre.